Ragazze, allora, nuovo video tutorial nel quale realizzeremo insieme questi orecchini che io ho chiamato Sabrina, creati appositamente per la vincitrice del contest che ho organizzato per aver raggiunto i 1000 iscritti. Eccoli qua. Pochissimo materiale, molto veloci, molto leggeri. Mi piacciono tanto, veramente tanto. Allora, l'ho realizzato in queste colorazioni in quanto preferiti da Sabrina, appunto. E in questo tutorial realizzeremo invece quest'altra versione sui toni del bianco e del viola. C'è una piccola modifica, però vi spiegherò nel corso del tutorial quali sono le modifiche da fare. Allora, intanto il materiale necessario per la realizzazione di questo orecchino sono, allora, due colorazioni di Super Duo, rocaie 110, rocaie 80, cipollotti 3x4 mm. Allora, vi faccio vedere. In questa versione abbiamo solo cipollotti 3x4 mm, sia all'interno che all'esterno. In questa nuova versione, siccome io non avevo cipollotti che potessero abbinarsi, ho messo dei mezzi cristalli e c'è una piccola modifica. Vi faccio vedere. Qua, dove abbiamo i cipollotti, questi qua azzurrini, ho messo su 3 rocaie. Se mettiamo i mezzi cristalli, qua ne dobbiamo mettere 4. Ecco, è l'unica modifica che dobbiamo fare, che bisogna fare nel caso in cui si utilizzino i mezzi cristalli anziché i cipollotti. Comunque, cominciamo con il tutorial. Ago, filo e iniziamo. Allora, la sequenza da inserire nell'ago è la seguente. Allora, un cipollotto, dopodiché inseriamo 6 rocaie alternate a 5 super duo, quindi partiamo dalla rocaie, una super duo, una rocaie, una super duo, un'altra rocaie, una super duo, una rocaie, una super duo, una rocaie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi abbiamo un cipollotto, 6 rocaie alternate a 5 super duo, ripetiamo nuovamente la sequenza, chiudiamo a cerchio, facciamo i soliti nodini. Ecco qua come ci ritroveremo. Adesso fuoriusciamo dal foro alto della Super Duo che si trova prima della sequenza rocaie, cipollotto, rocaie. In questo spazietto metteremo allora un cipollotto, una rocaia 80 e un cipollotto. Io, non avendo i cipollotti, sto utilizzando i mezzi cristalli. E ci inseriamo nella Super Duo subito successiva. Nello spazio tra una super duo e l'altra inseriamo due super duo. Quindi inseriamo due super duo qui, due qui e due qui. Di nuovo cipollotto, rocaiotto 0, cipollotto e di nuovo coppie di super duo sulle super duo. E ci ritroviamo ad uscire dalla 8-0 alla fine del giro. Troviamoci ad uscire dalla 8-0. Ecco qui. Allora, fuoriusciamo dalla 8-0. Inseriamo sul lago 4 rocaie 11-0. Se utilizzate il cipollotto 3x4 ne bastano 3 di rocaie. In questo caso sto utilizzando i mezzi cristalli e ne metto 4. Quindi inseriamo 4 rocaie 11-0 e ci inseriamo nella super duo bianca nel foro alto e tiriamo il filo. Ecco qui. Adesso qui inseriamo una 110 e ci infiliamo nella rocaia successiva. Fatemi guardare, no, ho detto una cavolata. Allora, praticamente tra le super duo, tra le coppie di super duo inseriamo un cipollotto 3x4.
ed usciamo dalla Super Duo successiva. In questo spazio tra le coppie di Super Duo inseriamo una 11-0. Un altro cipollotto. Ed entriamo nelle due Super Duo successive, così qua in mezzo non deve starci nulla, quindi nello spazio centrale non dobbiamo inserire nulla, ma dobbiamo passare nelle due Super Duo direttamente e tirare bene il filo. Qui inseriamo un altro cipollotto tra la coppia. Una 11-0 e ci inseriamo nella Super Duo successiva. Una 11-0 e ci inseriamo nella Super Duo successiva. A questo punto inseriamo 4 rocaie 11-0 e ci inseriamo nella 8. Adesso ripetiamo questi passaggi anche da quest'altra parte. Ecco qua che abbiamo finito il nostro giro. Adesso quello che ci manca è la decorazione tra i cipollotti, l'inserimento della monachella e della goccia. Lateralmente non dobbiamo fare più nulla, il lavoro è finito lateralmente. Quindi fuoriusciamo dal cipollotto. Inseriamo 4 rocaie 11-0 e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Facciamo questo passaggio qui, poi passiamo tutte le perline, 4, 4, 4 rocaie e ritorniamo indietro, quindi ripassiamo nuovamente per rinforzare e ci ritroviamo qui in questa zona dove andremo a mettere la monachella o la goccina, meglio. Iniziamo a mettere prima la goccia. Bene, adesso fuoriusciamo dalla prima rocaia 11-0 delle 4 centrali. Inseriamo sul nostro ago 4 rocaie 11-0, un cipollotto, la goccina e la rocaia 8-0. Portiamo tutto giù, ci inseriamo all'interno della goccia del cipollottino e della rocaia 11-0. E questa 15 da dove è uscita? Non si sa. Allora, stavo dicendo 8-0. Ci inseriamo all'interno della goccia del cipollotto e della prima rocaia delle 4 inserite. Tiriamo tutto bene bene. Ecco qui. Inseriamo 3 rocaie 11 e ci inseriamo nella prima rocaia delle 4. O meglio, nell'ultima. Ecco qua, passiamo anche nel cipollotto. Tiriamo bene il tutto. Qua. Adesso attraversiamo queste perline e fuoriusciamo dalla prima rocaia 11-0 delle 4, in modo da fare il cappietto per la monachella. Ecco qui, adesso facciamo l'aggancio per la monachella. Io utilizzerò questo perno, bellissimo, tra l'altro acquistato da Perline Gioielli. Allora, io come faccio? Allora, fuoriesco dalla prima, prendo due rocaie 11, inserisco il perno, così, e altre due rocaie 11. E mi inserisco nell'ultima rocaia delle 4. Ecco qua che avevo messo il perno. Adesso passerò ancora un po' nella lavorazione in modo da rinforzarla e il nostro orecchino è pronto. Eccolo qua. Leggeri, facilissimi da fare, quindi per i principianti e ad hoc. Anche se devo dire che preferisco questa versione.
C'è molto, cioè, poi il dorato a me mi fa morire, questa gocciolona è stupenda. E niente ragazze, spero di essere stata chiara, che il modulino vi piaccia e vi mando un bacio grandissimo. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!